Hanno annunciato dei personaggi su X e c'è anche un trailer dove c'è l'Arcon. Allora, io partirei vedendo i trailer dei nuovi personaggi che sono stati presentati per Natlan. Perché io li ho visti solo su Instagram, non li ho visti su YouTube. Quindi adesso ci guardiamo prima di tutto i trailer interi, che io non ho ancora visto. E poi ne parliamo, perché... Dramma incredibile, ragazzi. Strano, vero? Vengono presentati dei nuovi personaggi su Genshin e... Drama incredibile, drama pazzesco, direi che vabbè, ormai impossibile non creare drama dietro a qualsiasi cosa della di qualsiasi cosa in realtà, non è roba di IOverse, impossibile non creare drama dietro a qualsiasi videogioco che deve uscire, dietro a qualsiasi cosa nuova, ormai sì, è diventata ordinaria amministrazione. Are you ready? Let's go! Attention, please! Kachina will now release the ball to promote the upcoming tournament! Carina lei. Gotta get a photo to remember it! That's too close! Great! Carina! And let's go! Too far! Pass! Cos'è quella specie di drago? Serato? Mamma mia! Che mommy! Is it that time of year again? Sarà letardo. Ma lei poi? Cioè, scusami! Dove ci ho, Chiari? Chani? I wonder if she's watching. Natala sarà incredibile, ragazzi. Chaska, Chaska, Chaska è bellissima. Vabbè, lei è Bayonetta rossa. E poi l'abbiamo riconosciuta. Cioè, è praticamente Himeko, è un'altra versione di Himeko. Ma è Bayonetta rossa. My dear friends, take your positions. Embrace your competitive spirit and give your all. This anche tipo gli occhiali uguali. The champion will take all. Mamma mia, stupenda lei. Are you brave enough to compete? Tengo il Daddy. Lui lo conosciamo già. E poi ce ne sono altri che sono stati presentati su Instagram che qua non vedo però. Cioè c'è un tipo fighissimo stragnocco. Lui è capitano. La corona dietro che sembra un sole. Time to burn again. Even the tiniest of sparks will not go unnoticed. No, lei è stupenda. Did you catch everything? What our eyes see to be our fate. But now, close your eyes and feel. For with our blood, we will forge our true fate. Ho davvero delle good vibes su Natlan. Davvero molte, molte, molte. Impressioni positive. Sto guardando su X. Sì, invece, sì, li hanno postati anche su X. Benissimo, così posso farveli vedere. Perché sennò da Instagram era un po' problematico. Così li guardiamo e ne parliamo. Allora, questi da X. Questo è Mualani.
Mualani è la Pokémon trainer che praticamente avevamo visto. Carinissima lei, vabbè, lei acqua proprio sicuro. Sì, sì. Sì, le vision si sanno di praticamente tutti. No, lei veramente. Lei mi piace un sacco. Sì, un po' hawaiana. Sì, beh, tipo una Pokémon trainer hawaianina. Molto, molto carina. È vero, ha le pupilline a forma di pesce. È vero, carina. Molto bellina lei. Cacchina. Non so com'è. Cacchina è bellissima, mi piace tantissimo, guarda che cute è. Lei, vabbè, lei è Geo, lei già lo sappiamo. Ed è carinissima, per gli amici cachi. Tu dici che lei sarà 4 stelle? Può essere. La faccia da una 4 stelle. Sì, lei è cacchina. Poi abbiamo Kinich. O Kinik, ma credo si dica Kinich. Penso. Le cachina sono delle bambole dei nativi americani? Ah sì? Si chiama proprio cachina? Non lo sapevo. Lui è un gran figo. Mi piace moltissimo. Kinich. Lui è vento. Lui è animo. Avevamo visto la sua vision durante lo scorso trailer. E Dendro, sì, scusatemi. Era Dendro, è vero. Avete ragione, sì. Che avevamo anche discusso sul fatto che fosse vento, sì, che fosse animo o Dendro. Della Dendro, sì sì sì. C'era venuto il dubbio perché volava. Sì, poi vabbè, abbiamo Ajao, che è stato presentato, credo sia il pet di Kinich. Kinich è il suo pet. Poi abbiamo Citlali, la signorina Citlali con questa palla. E ma possibile che la vision sia sulla palla? Sì, ma possibile che sia lì? Che non è colorata, cioè non ha il cristallo. L'avete vista sulla coscia? Sulla coscia nel video si vede, non ci ho fatto caso. Quindi lei è Crio. Bellissima, veramente carinissima lei, mi piace molto. Poi abbiamo la super mommy, mamma mia lei, Xilonen. Xilonen, stupenda, madonna. Che bella lei. Finalmente, tra l'altro, cioè, vedo che ha anche un make-up importante, cioè ha questi occhi molto carichi. Solitamente, a parte Arlecchino, che ha un make-up abbastanza particolare e interessante, Dia Geo. Ma allora, i colori sono quelli di Dia, però cioè, questa è la madre di Dia. Esteticamente ricorda anche Navia, però tipo la mamma. Tu dici che è un giaguaro? Ma può essere. Filonen. Sì, lei... è forse quella che, vedendola così, mi piace di più di tutti. E poi abbiamo Yan San, che è cutissima, che carina. E dopo parliamo anche del drama. Perché mio Dio, ragazzi. Mio Dio. Mio Dio, quante ne ho lette. Quante ne ho lette. Abbiamo Yan San, che tra l'altro lei si era vista. Il vestito non sembra maschile. Esatto, era nel primissimo trailer. Io credo sia una lei, ragazzi. Cioè, guarda. Scusate, al top criss cross. Non si sa. Non si capisce se è maschio o no. A me sembra femmina. Cioè, ha un top incrociato. Se fosse un maschio sarebbe il primo Chibi. Però, esatto, doppiatrici Katrina e Ayaka. Cioè, le doppiatrici sono donne. Ha un top criss cross. Io credo sia femmina. Secondo me è femmina, ragazzi. Sì, ha le ciglia femminili, ha il e ha sto top incrociato che mi fa pensare possa essere una bimbetta. Esatto, il toppettino mi fa dire che è femmina, perché cioè, non lo so, è un top molto femminile come stampo, cioè non ce lo vedo un top così su un maschio, anche se è un bambino. Poi abbiamo Chaska. È incredibile anche lei. Bellissima. Ma lei mi sembra uscita da League of Legends. Mi dà proprio delle vibes da League of Legends. Cugina di Chlorine. Ah, è la cugina di Chlorand. Sì, poi è vero, molto interessanti questo blu e rosso mixati, abbinati, concordo. E poi abbiamo Mavuika. Bella anche lei, mamma mia. Dico, lei per... A me lei sembra Bayonetta rossa. Assomiglia tanto a Himeko. Esatto, essendo è Piro, assomiglia a Himeko, è sicuramente l'Arcon, lei è l'Arcon, dato che comunque Ioverse la fa sta roba del mettere lo stesso personaggio su diversi universi. L'abbiamo visto con Raiden, che è praticamente Acheron di Honkai,
Lei potrebbe essere Himeko. Vedi, è la corrispettiva di questa dimensione di Himeko. Ma è uguale. Cioè, la ricorda tantissimo. E qui chi si pulla, super indeciso. Ah, tutti. Questi tutti. Questi voglio tutti. Infatti io già ho iniziato a mettere da parte. Questi li voglio tutti. Tanto alcuni di questi ragazzi saranno 4 stelle, eh? Alcuni sono 5 e altri sono 4. E poi abbiamo quello che in realtà è quello che mi incuriosisce più di tutti, perché è quello che si vede meno, che è Ororon. Lui è molto figo, mi piace tantissimo. Ha questo design, cioè, poi con gli occhi, uno verde, uno fucsia. Lui è veramente figo. Sì, esatto, lui si intravede e lui è Ororon. Anche il nome mi piace molto. Lui potrebbe essere 4 stelle. Questo Ororon. La Cibigeo, anche secondo me 4 stelle. E secondo me anche Ororon è 4 stelle. Gli altri 5. A me ricorda lei più cattiva. I colori sono quelli. È solo più arancione, Mavuika. Lei ha nero, bianco, oro. Nero, bianco, oro. Sono gli stessi identici colori. Entrambe di fuoco. Anche Acheron e Raiden, ragazzi, non sono identiche. Però lo capisci che è lei. Cioè, se tu vedi Raiden e Acheron e le metti vicine, hanno dei dettagli diversi, ovviamente. Però capisci che è Raiden. Cioè, lo capisci che Acheron è Raiden. Lo capisci che è lei. Cioè, la guardi e dici, questa è Raiden. Cioè, proprio te ne accorgi. Io ho avuto la stessa impressione con lei. Cioè, guardate, ho pensato ai colori, all'elemento di Himeko. I colori di Himeko, i colori sono questi. Secondo me potrebbe essere una versione di Himeko... po' più non lo so, dobbiamo vedere se ha il neo sulle poppe. E che non so se mettono il neo sulle poppe anche nella versione, quindi boh, magari non è lei, eh. Non mi pare lo abbia, perché non ci ho fatto caso, mentre quello di Himeko l'avevo visto subito. Ci ho fatto caso prima, ho guardato un attimino, ha questo vestito che ha una zip che è leggermente abbassata sulla scollatura, quindi non si vede bene. Il neo ci farebbe capire se effettivamente è lei. Raga, l'Arcon si chiama Murata, come Himeko in Honkai. Il design è molto simile, palese che sia Himeko di Genshin. Ah sì? E allora è lei. E allora è Himeko. E allora è lei. Sì, Murata sono i nomi dei demoni, certo. Come Baal per Raiden, come Morax per Jongli e avanti così. E allora direi che neo o non neo possiamo abbastanza confermare che sia Himeko. Ma i colori infatti sono quelli, ragazzi. Cioè, sono i colori che mi hanno proprio fatto dire gara che mi sa. Cioè, il rosso, il nero, l'oro e il bianco. Tutti e quattro. No, io invece di una cosa vi volevo parlare. Perché stamattina mi sveglio, guardo il telefono, apro Instagram e la prima cosa che mi compare sono i personaggi nuovi di Genshin. Io gasatissima, avrei detto, mio Dio, che figata. Cioè, mi guardo tutta sta carrellata di personaggi nuovi, uno più bello dell'altro, presa benissimo. Inizio ad aprire per vedere se, insomma, se le persone fossero contenti di questi personaggi. E tutto quello che leggo sotto tutti i post, nessuno escluso, è melanina. I post ai PG mancano la melanina. Mancanza di melanina, perché non hanno la pelle scura. Il solito discorso, perché questo personaggio è bianco. Addirittura, cioè, se aprite i post di Instagram vi renderete conto che sono tutti uguali, sotto tutti i PG, persino sotto il post di Yansan, cioè si sono lamentati perché non è abbastanza, cioè perché secondo loro è un marrone tendente al grigio, che non gli piaceva la tonalità. Io ero lì tipo, ma sul serio? Cioè, è lo stesso discorso praticamente che vi ho fatto l'altro giorno parlando di Assassin's Creed, no? Dove vi ho detto, raga, se gli sviluppatori ci vogliono mettere il personaggio, ci vogliono mettere samurai nero, ci mettono samurai nero. Devono poter fare quel cazzo che vogliono. Stessa cosa per gli sviluppatori di Genshin, raga. Se a loro piace questa tonalità di colore di pelle, perché non possono metterla? Cioè, che cosa vuol dire troppo tendente al grigio? Cioè, qui veramente cioè, allora... Posso essere d'accordo sul fatto che effettivamente ci sono pochi personaggi con la pelle scura o comunque anche solo che abbiano una componente di melanina. Posso capire, no? Una persona che guarda i personaggi di Genshin e dice, cacchio, però sono quasi tutti molto chiari, cioè sono pochi quelli che hanno la pelle effettivamente scura. Però ragazzi, nel momento in cui c'è una Yansan o uno Yansan, non sappiamo ancora se sia maschio o femmina, vabbè. Veramente la critica che leggevo sotto al post era... però è troppo tendente al grigio. Non è un vero marrone. Mm.
Hanno tutti i colori di pelle molto diversi, ho notato. Perché se ci fate caso, Mualani è più... è più caffè latte. Lei secondo me è più appunto sudamericana, come... cioè, più hawaiana la vedrei, no? Lei è già un pochino più caffè latte, la vedi che non è per dire come Kinich, che cioè Kinich lo guardi, è più bianco del muro Kinich, cioè, si spalma praticamente sul muro, è chiarissimo lui di pelle, e lei la vedi che già è un po' più scuretta. Anche Citlali è molto chiara, Silonen anche la vedi che è un, anche lei un pochino di melanina ce l'ha già di più. È un po' più tipo Dia, la vedi che ha la pelle che è più rosea, mi viene da dire, rispetto a quegli altri che invece sono proprio bianchi, bianchi, bianchi. Tipo, ecco, tipo Chaska. Chaska è bianchissima. Chaska è super bianca. Però nel senso, Yansan secondo me è adorabile, bellina. Cioè adesso lamentarsi per il fatto che questo colore di pelle è troppo tendente al grigio... Oh. Cioè, allora, che in generale le culture asiatiche abbiano un problema per quanto riguarda i colori della pelle, questo è assodato. Cioè, lo vedete che comunque loro vendono le creme, cioè, loro sono fissati con le creme sbiancanti. Fissati con le creme sbiancanti. Noi sta roba la sappiamo. Proprio in generale è proprio un problema dell'Asia, perché in Giappone pure hanno lo stesso problema. In Cina hanno lo stesso problema. In Corea non lo so, penso probabilmente anche lì a questo punto. Però uno dei... cioè, lì sono proprio... cioè, vendono le creme sbiancanti. Lamentarsi che la tonalità è troppo tendente al grigio. Se pensi comunque che... stiamo parlando comunque di un continente che ha dei problemi a livello culturale da questo punto di vista abbastanza pesanti. Boh, mi sembra un po' dare aria alla bocca. Cioè, io non ho trovato molto sensato tutti i commenti sotto a tutti, dal primo all'ultimo. Raga, veramente, aprite Instagram, guardate i post della presentazione dei nuovi personaggi in tutti, tutti. Dal primo all'ultimo troverete la maggioranza dei commenti che parlano della melanina, della quantità di melanina dei personaggi. E poi c'è la gente che si sconvolge quando Ubisoft decide di mettere un samurai con la pelle scura in Assassin's Creed. Io vorrei capire cosa devono fare sti pori sviluppatori, perché cioè, cosa devono fare? Per me devono comunque poter fare quello che loro vogliono fare, quello che loro si sentono di fare. Cioè, sta cosa veramente che noi dobbiamo in tutti i modi indirizzare il mercato verso una, appunto, verso una direzione. Sì, ok, noi siamo i consumatori, siamo noi che poi decidiamo che cosa vende e che cosa non vende, perché poi noi con i nostri soldi decidiamo di comprare un prodotto oppure no. Siamo noi che decidiamo di dare il nostro tempo oppure no ad un prodotto, certamente. Quindi poi, alla fine, anche indirettamente, siamo noi che decidiamo quello che viene prodotto. Però boh, raga, a me, cioè, io non vorrei mai essere uno sviluppatore in questo momento storico, perché non posso... cioè, allora, se ti mettono i personaggi più inclusivi... allora sono dei buonisti, si sono fatti brainwashare, si sono fatti fare lavaggio del cervello. Se non li mettono, trovi papiri di critiche sotto a tutti i post. Ripeto, raga, guardatevi i post di Instagram di Genshin. Sono una pioggia di commenti che parlano solo della quantità di melanina dei PG. Cosa devono fare questi sviluppatori? Cosa devono fare? Li devono mettere? Non li devono mettere? Devono farci contenti? Non devono farci contenti? Devono ascoltare le nostre critiche? Non devono farlo? Cioè, cosa devono fare? Cosa possono fare in questo momento storico? Pensavo fosse Twitter ad aver iniziato. Guarda Instagram. Fidati. Io stamattina ero lì che cercavo anche solo un commento che... parlasse proprio dei personaggi, di quanto sono fighi. Era difficile trovarlo. Ne ho trovati, ma era difficile, perché parlavano tutti della quantità di melanina. Tutti. Anche l'altro giorno ne abbiamo parlato e abbiamo detto vabbè, ma raga, sono in pochi che effettivamente poi si lamentano. A quanto pare no. Non è così. Non è così, perché ormai veramente qualsiasi cosa esce, qualsiasi gioco esce. E Stellar Blade non andava bene perché la protagonista era troppo sexy. E Assassin's Creed non va bene perché c'è un samurai con la pelle scura. E Genshin non va bene perché l'unico personaggio che ha la pelle più scura degli altri tende troppo al grigio. Fable non va bene perché la protagonista, al contrario di quella di Stellar Blade, invece è più brutta.
Boh, raga. Si è persa la polemica sulla mascella. Sulla mascella di chi? No, aspetta, in che senso? Che polemica sulla mascella? Posso dire che poi deve vendere in Cina, dove se non accetti la censura del governo cinese ti distruggono l'azienda e non ci puoi fare niente. Ma infatti le persone, quando fanno anche queste polemiche, si dimenticano che Genshin deve vendere principalmente al mercato cinese. È un prodotto pensato e distribuito per il mercato cinese. Che poi sia popolare anche in Occidente e sia arrivato anche da noi e ce l'abbiano tradotto, è un altro paio di maniche. La gente si dimentica che il mercato di Genshin Impact, di Honkai, di Zealous è dettato dalla Cina. È la Cina che decide tutto quello che loro faranno e pubblicheranno. È il loro mercato che decide tutto. Noi occidentali non contiamo niente nel loro bilancio annuale di vendite. Siamo uno sputo. Quindi perché dovrebbero stare a sentire le nostre critiche quando poi anche a livello economico sono è la Cina, è il Giappone, è la Corea che ci butta giù i big money. Sono tutte là, tanto le big whales. Ce n'è qualcuna in America sicuramente, ma sono tutte lì, eh. Ma io vi devo ricordare il dramma incredibile che era uscito dietro a Scaramouche in Cina. Perché da noi sta roba, noi sta roba non l'abbiamo neanche sentita. Da noi la roba di Scaramouche è arrivata parzialmente, ma per chi si fosse perso il dramma di Scaramouche, raga, è stata una roba veramente brutta e veramente seria, eh. Cioè qui non si parla di stupidatine. Quando è uscito Scaramouche, molti giocatori, dirò, molta grossa parte della community cinese lo ha preso in antipatia, perché comunque era un personaggio non buono. Cioè lo vedi che lui, a differenza di tutti gli altri che poi hanno avuto una redenzione, magari tipo Raiden, no? Che inizialmente sembra un villain, una villain, invece poi scopri che è tutt'altro, voleva preservare l'eternità. Anche se in realtà Raiden si è comportata malissimo, ragazzi, eh. Cioè io vi ricordo che questa portava via, cioè strappava via le vision, strappava via i poteri alle persone. Cioè Raiden si è comportata... Sì, Raiden, esatto, è stata una dittatrice sanguinaria. Però, siccome ha avuto la redenzione, allora va bene. E Raiden è uno dei miei personaggi preferiti, eh. Cioè, lei ha una storia incredibile, stupenda. Ma lei è stata una dittatrice sanguinaria, esattamente. Scaramouche, siccome non è... Cioè, siccome era nei fatui, ma non ha avuto una vera e propria redenzione. Perché Scaramouche, lo vedi che in realtà non era cattivo. Lo è diventato dopo tutte le sofferenze. Ha smesso di fidarsi, ha smesso di attaccarsi agli altri. Perché si è sentito tradito. E si è sentito talmente tradito che persino quando un suo caro amico d'infanzia è morto, lui si è sentito lasciato da solo. Cioè il suo pensiero non è stato "oddio è morto", è stato "mi hanno lasciato di nuovo solo". E lui ha quel tipo di atteggiamento un po' stronzetto, un po' distaccato, perché ha subito tante tante ferite e non si sono rimarginate, non ha avuto la redenzione che hanno avuto tanti altri personaggi. Poi sì, in qualche modo lo vedi che comunque va in giro con il Traveler, viene in giro con noi, si comporta relativamente bene, anche in mezzo al villaggio, ma lo vedi che non è buono. È stato buttato via, gettato via, e lui si comporta di conseguenza. Lui dice: voi mi avete buttato via, mi avete gettato via quando non vi servivo più. Lui è rimasto distaccato, lui è stato proprio un "ok, sai che c'è? Tu mi hai ferito, io non ti do più i miei sentimenti, non te li mostro più". E lui non li mostra più. Questa cosa ha fatto impazzire il mercato cinese in generale, cioè la community cinese l'ha odiato Scaramouche. Secondo me è un personaggio stra interessante, perché parto dalla base che i personaggi che hanno un po' di sfumature non sono solo buoni, siano sempre più interessanti, siano sempre più belli. Anche Tartaglia non è buono, è arrivista, è determinato a fare qualsiasi cosa pur di difendere la sua famiglia, qualsiasi cosa, anche nel male. Arlecchino è un altro personaggio estremamente negativo, eppure perché? Perché Arlecchino perché piace? Perché è una figa incredibile. Tartaglia perché? Perché è fichissimo pure lui, è uno gnocco. Scaramouche è un ragazzino, quindi è facile odiarlo, no? Non è la waifu, non è la sbando super fascinoso, quindi è facile odiarlo. E infatti la community cinese l'ha odiato. Quello che forse molti non sanno è che sono arrivati anche a compiere atti di violenza su animali. Non voglio specificare perché è veramente una roba troppo schifosa e non voglio specificare. Se vi interessa informatevi in separata sede.
Però vi dico solo che Scaramouche veniva associato, cioè senza entrare troppo nel dettaglio, però Scaramouche viene associato ai gatti neri. E la community cinese, esatto, c'è il famoso caso di Scaramiao, lo chiamano Scaramiao proprio perché ci sono state purtroppo degli atti violenti, ecco, da parte della community cinese, non entro nel dettaglio, però cose veramente da totali pazzi, folli, fuori di testa, con tanto di minacce agli sviluppatori, dove la gente diceva, dove veniva insultato addirittura chi giocava a Scaramouche. Cioè, se ti beccavano nell'account che giocavi Scaramouche e ce l'avevi, per dire, nel profilo che giocavi Scaramouche, ti riempivano di insulti. Cioè, proprio ti insultavano, ti bloccavano, ti insultavano, te ne dicevano di tutti i colori. Cioè, si sono comportati in un modo veramente allucinante. Quindi, quando escono i personaggi su Genshin e io vedo veramente, non lo so, papiri di lamentele sulla quantità di melanina dei personaggi, con determinate critiche ad altri personaggi. Raga, dobbiamo sempre ricordarci che purtroppo, e dico purtroppo, è la community cinese che è detta legge per quanto riguarda Genshin. In tutto e per tutto. Perché se li ritrovano sotto casa con le fiaccole, se loro fanno minimamente qualcosa che è fuori posto. C'è la gente che ha boicottato in Cina il banner di Scaramouche. Lì siamo ai livelli della gente che ha sbroccato su Honkai perché è stato regalato Dottor Razio, e che è un personaggio maschile che è stato regalato, tra l'altro fortissimo, e si sono lamentati perché era stato rovinato il loro account delle waifu. Perché volevano un account solo waifu, pullavano solo personaggi femminili, e era stato rovinato il loro account delle waifu quando è stato regalato Dottor Razio. Cioè, ragazzi, ricordatevi sempre che siamo a sti livelli. Io forse ve li devo ricordare un po' di aneddoti, che vengono da quella community lì, perché secondo me ve li siete dimenticati. Io non me li dimentico, non li tiro fuori spesso, ma non me li dimentico. Passano a riscattarlo? Sì, vabbè, ti rendi conto, Lakil, che è a livello di follia, dai, che cosa vuol dire che devi fare l'account solo waifu? Devi farti l'harem. Ci sono state tante polemiche anche per Lainey, che come abbigliamento era considerato troppo femminile. Quindi, guys, purtroppo, questa è la situazione. Che qualsiasi cosa, cioè, io veramente, io sapete, sono la prima che spara a zero su Ioverse quando fa una minchiata. Però sto giro, cioè, loro dove si girano, pestano la merda, Cioè, non sono, io mi metto nei panni degli sviluppatori di Ioverse, che saranno lì che dicono: cosa facciamo? Boh, non so. Tanto qualsiasi cosa faremo sarà tragedia. Perché se fanno i personaggi inclusivi, rendono contenta la community occidentale, che però non gli tiene sul mercato. Se li fanno, scontentano la community cinese, che è quella che gli tiene su tutta la baracca ai burattini, e se li trovano con le fiaccole sotto casa, cioè, cosa devono fare questi? Immagino il meme che sia giocato le lacrime coi soldi. Sì, effettivamente fanno una quantità di soldi imbarazzante. Però, comunque, cioè, questo non vuol dire che si debbano beccare, secondo me, delle critiche spesso insensate, eh? La community italiana, ragazzi, è sanissima. Cioè, io vedo, perché comunque, in generale, la mia, quella di Zergantis, quella di Jules, cioè, sono tutte community super sane. Si dialoga, si chiacchiera, si parla del più e del meno, abbiamo certamente le nostre opinioni, ma non è che ci scagliamo e ci urliamo in faccia. Io vedo che al di fuori, in generale, della nostra community italiana, che stranamente, perché di solito noi in Ita siamo molto tossici, ma la community italiana Ioverse, concordo, è fantastica, piena di persone stracarine che si aiutano. Ma sono, sì, vabbè, ma qualche raro tossichello, sì, ma sono rarissimi, guarda, li devi proprio andare a pescare. La maggioranza della community è super chill, super tranquilla, ma non è tutta così. Ricordatevi sempre che non è tutta così. Il tossico pure in Italia, sì, vabbè, ma è normale, Kisa, c'è del tossico dappertutto, però in Italia è veramente una minoranza. Cioè, su 10.000 persone che giocano a Genshin ce ne saranno 10 che sono stronzi. Cioè, la maggioranza della gente è stra ok. Guarda, devo dire che probabilmente, avendo noi una community più piccola, se si parla dell'Italia, ci salviamo da tutta quella tossicità. Comunque, ogni volta che vi viene in mente o qualche critica o miglioria su Genshin, ricordatevi sempre che la Cina ci osserva. E che purtroppo questi qua veramente non possono fare nulla, perché come fanno, fanno male. Sì. Big drama.
Ma ormai siamo abituati, ragazzi, vero? C'è il big drama su qualsiasi gioco nuovo che esca. Drama. Mi viene da dire, era così bello quando si giocava ai videogiochi e c'erano solo le riviste e non c'erano i social e non c'era Twitch. Guarda, lo dico contro il mio stesso interesse, cioè non c'era tutta questa tossicità, porca miseria. Però giocava molta meno gente, quindi diciamo che se il prezzo da pagare per avere i videogiochi che sono più mainstream, per avere videogiochi che sono più alla portata di tutti, è purtroppo la parte di community che ha sempre voglia di scatenare drama. Quello che possiamo fare è osservarli, farli ciao con la mano, sorridere e dire prego.